know the judges. If you leave me a good time, I suck. You are like the oxygen I need to survive, I'll be honest. No love in the thought of me, I am so obsessed. I want to chop your own heart. Pull up, never need a back and it's real. Open up, make us feel love. Give me love, one thing, give me make a bad man feel no love. Benvenuti a Tropea, siamo in Piazza Cannone, la centralissima piazza richiesta, visitata per la meraviglia di quello che è lo spettacolo che propone appunto questo affaccio meraviglioso, oggi scena di un matrimonio ma soprattutto di un allestimento molto speciale, come spesso accade in tutti gli eventi realizzati dai maestri del pasticcino di Jonadi in provincia di Vibo Valentia. Sono con Domenico Deodato, il suo staff alle nostre spalle, che stanno allestendo, stanno preparando per questi sposi che sono proprio lì, che stanno guardando la cattedrale, il mare, stanno aspettando il tramonto, il taglio della loro torta, un evento programmato, voluto per farvi capire quello che potrebbe accadere al vostro matrimonio, scegliendo appunto il pasticcino. Ciao Domenico. Ciao Marco, buonasera. Oggi siamo in questo splendido posto, che è una delle nostre mete bellissime, abbiamo la possibilità di esprimere quello che potremmo fare e quello che facciamo con i nostri sposi e con tutti i nostri clienti. E noi vi vogliamo raccontare esattamente la preparazione di questo set, perché questo è un set televisivo per uno shooting di alcuni dei vostri dolci. Parliamo di monoporzioni, di semifreddi, di torte, di quello che voi realizzate nei vostri laboratori e servite agli sposi in primis e ai loro invitati per quello che è l'evento più importante della vostra vita, con il loro catering, ragazzi preparati, pasticceri chiaramente rinomati, tutto ciò che loro fanno si distingue sempre. Ecco perché abbiamo scelto Tropea, ringraziamo il sindaco per averci concesso questo spazio per la realizzazione di quello che sta per accadere. E alle nostre spalle vedete appunto c'è Antonella Deodato che è lì alla guida appunto della squadra, c'è Ilaria che si sta occupando, Ilaria Fiori si sta occupando degli allestimenti di questo, che è questo angolo molto bello del tavolo della torta nuziale, e gli sposi che sono lì in meditazione sicuramente, ma stanno ammirando la bellezza di questo panorama, Domenico, perché è affascinante, è fantastico. Guarda, poi a quest'ora con il tramonto veramente, diciamo che è una fiaba. È vero, è una favola, una fiaba, e tutto ciò è così romantico, è così suggestivo. Loro sono appunto i nostri sposi, Danilo e Maria Grazia. Ringraziamo l'Atelier Sposa Fashion di Vibo Valentia per questi due abiti che state vedendo, e tra poco parleremo anche con loro e vedrete chiaramente l'allestimento, la torta, il taglio della torta, questo momento magico al tramonto, Piazza Cannone a Tropea, insieme al pasticcino. Grazie Domenico. Grazie Marco. Maybe it's the way you say my name. Maybe it's the way you play your game. But it's so good, I've never known anybody like you. But it's so good, I've never dreamed of nobody like you. And I've heard of a love that comes once in a lifetime, and I'm pretty sure that you are that love of mine. Cause I'm in a field of dandelions, wishing on everyone that you would be mine. And I see forever in your eyes, I feel okay when I see you smile. Time.
It gets so hard to breathe when you're looking at me. Questa è la scena che vi racconta quello che è accaduto oggi qui a Tropea, in Piazza Cannone, al tramonto, il santuario dell'isola, di Tropea alle nostre spalle, il fascino di un tramonto indimenticabile, così come deve essere assolutamente il vostro matrimonio. E vi abbiamo voluto raccontare quello che il pasticcino organizza, realizza per il vostro matrimonio. Insieme a, questa è una piccola parte dello staff preparato, formato, che segue tutti i vostri eventi in tutti i momenti, in tutte le fasi. Antonella, che è sorella di Domenico, titolari appunto della vostra pasticceria che porta anche il vostro nome, della famiglia Deodato. Antonella, tu curi personalmente intanto il rapporto con gli sposi, per scegliere quello che sarà il tema, il mood del matrimonio, la torta nuziale, la forma, i gusti, è vero? Esatto, che sono i punti più importanti. E poi andiamo a fare le ultime rifiniture della torta. Beh, la torta che va a chiudere un momento, c'è tutto il buffet dei dolci che precede il taglio della torta, che comunque va a completare quello che è il vostro servizio. Certo, la cura di ogni dettaglio a partire da tutto il buffet, con l'assortimento di ogni richiesta, e andiamo a chiudere, come dicevi tu, con la torta che chiude quindi l'evento. Io farei intanto un applauso a questi sposi, facciamolo insieme, eh? Che devo dire, noi siamo una televisione che racconta la realtà, quindi stiamo realizzando questo shooting, un servizio per raccontarvi appunto quello che è il pasticcino di Ionadi in provincia di Vibo Valenza, attraverso anche la presenza di questi due modelli, che sono due sposi, lo sposo e la sposa, chiaramente, che stanno simulando quello che potrebbe essere il momento più bello della vostra storia d'amore, quindi che si va a coronare con il taglio della torta. Chiude sempre, iniziano poi i festeggiamenti, quindi va a chiudere e a suggellare l'amore di questi sposi. Domenico, vengo io da te attraverso dietro, perché qui siamo in tanti ed è molto bello che sia così. Salve sposi, auguri, auguri a voi. Domenico, dico bene? Sì, sì, diciamo che noi siamo la chiusura di un matrimonio e l'inizio di una vita degli sposi. Eh sì, perché si inizia e si chiude con voi, il dolce, la scelta, il taglio della torta, momenti importanti, scelte essenziali e fondamentali che non possono e non devono essere sbagliate, così come lo è stato sicuramente la scelta anche dell'abbinamento dei fiori. Per questo ringraziamo Ilaria, che è qui, Ilaria Fiori, grande amica e professionista anche degli abiti, perché l'abito della sposa deve essere un coordinato. Sì Marco, deve essere un tutt'uno, deve essere un filo che va a chiudersi, ovviamente tutto abbinato, tutto comunque sul gusto degli sposi. È vero, gli abiti sono dell'Atelier Sposa Fashion di Vibo Valentia, siamo a Tropea, lo ripeto, ma questo credo sia inutile perché le immagini parlano da sole. Dove siamo e cosa facciamo ve lo racconta questa bellissima scena che chiude la realizzazione di questo servizio. A Tropea, in Piazza Cannone, la torta, gli sposi, ci sono anche le candele, c'è un tramonto meraviglioso, il santuario di Santa Maria dell'Isola alle nostre spalle, tanti turisti che sono qui ad ammirare, oltre che la bellezza di questo panorama, anche quello che sta accadendo oggi. E grazie ad Antonella, a Domenico Deodato, alla pasticceria, allo staff, bravi, complimenti a voi. Ho fatto un applauso a loro, ma l'applauso lo facciamo anche per voi, e fatevelo perché ve lo meritate, fatevi un grande applauso, bravi, complimenti, perché siete sempre impegnati in prima fila a rendere bello, unico e importante il matrimonio di ognuno di voi, e noi di Wedding TV siamo accanto sempre ai grandi professionisti del settore. Grazie da Marco Renzi e a voi sposi, meravigliosi. Grazie a tutti da Tropea e grazie al sindaco che ci ha concesso di essere qui oggi. Vi racconteremo altre favole sicuramente molto presto. Grazie. To the wind you go.
Won't you let my darling know? Dandelion into the wind you go. Won't you let my darling know that I'm in a field of dandelions.